Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione iOS. Chiudiamo l'argomento Image View vedendo come importare la parte grafica creata nella precedente lezione tramite l'utilizzo del programma di Corel Sketch, che è un programma di grafica, i nostri elementi. Quindi creiamo il nostro progetto, un nuovo progetto, lo chiameremo Grafica con Sketch. Abbiamo il nostro progetto, spostiamoci nella storyboard, selezioniamo iPhone 8 come simulatore, ecco la nostra view, andiamo nel nostro asset, vedete qui, invece abbiamo detto tramite quel programma, invece di creare le singole icone alle varie risoluzioni, l'abbiamo fatto, ce l'ha fatto lui per noi. Quindi, se noi adesso visualizziamo la cartella, vedete dove abbiamo salvato, possiamo selezionarli tutti, guardate, in automatico, inserendoli qui, in automatico lui ci ha creato i set di immagini alle diverse risoluzioni, vedete? Per semplicità. Ed ecco qua che possiamo interagire con loro, avendo già le dimensioni predisposte per un iPhone 8. Quindi noi potremo creare un'image view. La prendiamo come tutta la grandezza della nostra view. Ok. Riassegneremo la nostra immagine, set di immagini chiamata sfondo, vedete? Poi potremmo creare un text field, eccola qui, la mettiamo qui, e ora colore semplice, leviamo i bordi, gli assegniamo un'immagine di background, quindi text field, vedete? Eccola qui, in automatico l'ha inserita, possiamo anche allargarla essendo un colore neutro, vedete? L'immagine non si rovina. Dopodiché potremmo creare, inseriamo un button. Potremmo dare il colore del testo, un bel verde. Uno sfondo rosso o nero, via, si vede meglio il contrasto, lo chiameremo invia. Qui potremmo mettere una label, bella label. Bella label, ok, allineamento al centro, partiremo, vedete, cancelliamo il suo contenuto, lo lasciamo vuota, dopodiché potremmo inserire due bottoni, altri due bottoni, button, uno, vi faccio vedere un'altra cosa, se voi tenete selezionato alt, tenete premuto Alt, tasto sinistro, vi spostate dall'elemento, vedete, ve lo clona in maniera semplice, vedete? Riassegniamo come immagine bottone 01, cancelliamo il testo e qui al bottone 02 riassegniamo l'immagine bottone 02. Vedete, abbiamo creato la nostra grafica, il nostro presunta applicazione in maniera molto veloce, vedete? C'è una mano anche per allinearlo. Ok, rispetto al centro. Ok. Se adesso noi lanciamo la nostra applicazione su un iPhone 8, avremo una di queste grafiche.
Vedete? Abbiamo la nostra grafica perfettamente compilata. Mo non è bellissima, però. Quindi noi adesso possiamo unire vari elementi alla nostra applicazione, quindi la chiameremo un label di tipo applet, chiameremo titolo, ok. Metteremo collegamento nella text field, action, finito di editare, ok. Creeremo un collegamento action dei bottoni, bottone 01, live button, action, poi potremmo creare l'action del bottone 02, action, button, meglio, bottone 02, i white button, li abbiamo lasciato any, vedete? E quindi possiamo interagire con i nostri elementi. Quindi potremmo fare una cosa molto semplice, potremmo inserire, quando clicchiamo sul bottone, o meglio, bottone invio, l'abbiamo inserito text qui, bottone, no, non abbiamo creato il collegamento col bottone invia. Quindi potremmo mettere bottone invia, bottone invia, tipo action, my button, ok. Quindi molto semplicemente possiamo mettere nel by bottone invia, possiamo modificare il testo della nostra label, quindi l'abbiamo chiamata titolo, allora è fatto del text, è uguale a quello che inseriamo nella nostra text field, che non abbiamo assegnato. Andiamo qui. Text field, chiameremo testo, allora text field, ok, quindi ritorniamo qui, è uguale a testo punto text. Dopodiché bottone 1 potremmo fare in modo di ingrandire tipo di carattere, quindi per ingrandirlo, bottone 01 era per ingrandirlo, faremo in questo modo, almeno vedete anche altri elementi come recuperarli, possiamo fare una costante grandezza attuale uguale, andiamo al titolo, selezioniamo il font del titolo e selezioniamo il point size, cioè si istituisce la grandezza del titolo attuale. Dopodiché potremmo modificare la grandezza facendo in questo modo: titolo punto font uguale titolo font uguale UI font, segneremo questo metodo, mannaggia,
questo metodo qui, nome, quindi potremmo dargli il nome Helvetic, quindi il nome di una font, Helvetica neve blonde bold, e il size possiamo mettere grandezza attuale più 1, ne aggiungeremo valore, aumenteremo il valore di 1 e la grandezza del font. Stessa cosa potremmo farla nel bottone 2, invece di aumentarla la diminuiamo. Quando abbiamo scritto, quando invece premeremo il bottone invia, il titolo della label verrà, diciamo, il titolo della, quello che abbiamo inserito nella text field verrà inserito nella label. La funzione text field potremmo fare label o niente, perché sennò non vediamo la differenza, quindi adesso questo lo lasciamo vuoto. Se adesso noi proviamo a richiamare un'altra volta la nostra applicazione, vedete, io inserisco qualcosa e viene apparso, e appare qui. Se adesso noi proviamo, perché non abbiamo inserito i metodi per chiudere la tastiera, se noi andiamo qui, vi faccio vedere un'altra cosa, possiamo decidere se utilizzare la keyboard hardware, cioè la tastiera del nostro computer, o quella dell'emulatore. Se noi clicchiamo qui, vedete, utilizzeremo la tastiera del nostro computer, quindi abbiamo inserito DTT, vedete, quei tasti più aumentiamo la grandezza e col tasto meno diminuiamo la grandezza del font della label. Fatto questa lezione per farvi vedere più che altro come inserire la grafica creata precedentemente con Sketch, un piccolo esempio di utilizzo, vedete. Ah, invio. Bene, con questa lezione creiamo l'argomento immagini. Per domande o chiarimento potete visitare il sito sitios.it o commentare questo video. Vi ricordo anche, come sempre, che nel sito potete scaricare nell'apposita lezione tutti i progetti creati. Grazie e buona programmazione a tutti.